schermo di Scipio s'è cinta la testa dove la vittoria e porgo la chiave e schiava di Roma il Dio lo creò. Fratelli d'Italia, Italia sedesta, dell'empo di Scipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Vigliante a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì. Gentili signore e signori, buongiorno. Oggi è una giornata particolare, particolare perché conferiremo la Palme d'Oro a un personaggio importante, uno dei più importanti d'Italia che ho accanto a me. No, perché insomma, presidente dell'Associazione Bancari Italiani, non è che ce n'è uno solo, vero? Quindi diciamo che è abbastanza importante. Non è solo importante come italiano, ma è importante come romagnolo. Io mi ricordo di un libro scritto, mi pare, a Cesena, che dice: siamo tutti italiani, ma solo noi siamo romagnoli. È simpatico. C'è anche l'autore. Ah, c'è anche l'autore? Bene, sono contento. Ecco l'autore, beh, ti ho ricordato, Bene, noi abbiamo diversi ospiti. Il primo cittadino, Filippo Giovannini, sindaco di Sevignano, sul Rubicone. Il generale di corpo d'armato Antonio De Vita. Il colonnello Adriano Verlone, comandante provinciale dei Carabinieri di Cesena Forlì, in qualità di rappresentante del comandante generale dell'arma dei Carabinieri, Tullio del Sette, che non è potuto venire e lo rappresenta degnamente, devo dire così. Il capitano Francesco Esposito, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico, e il brigadiere Magnani Massimo della stazione dei Carabinieri di Savigliano. Un applauso a tutti. Dunque, ora, insomma, questa Palme d'Oro è una cosa molto bella e Antonio Patuelli se lo merita. Però per conoscere meglio Antonio Patuelli, il segretario darà qualche accenno. Minimo così. Mm-hmm.
Antonio Patuelli, eletto il 31 gennaio 2013 presidente dell'ABI, è imprenditore agricolo, giornalista, editorialista del Resto del Carlino, Nazione e Il Giorno. È presidente del gruppo privato indipendente della Cassa dei Risparmi di Ravenna SPA. Patuelli è laureato in giurisprudenza a Firenze, è stato nominato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Cavaliere del Lavoro. È stato finora vicepresidente ACRI. Dal 1998 fa parte del Consiglio del Comitato Esecutivo dell'ABI, di cui è stato vicepresidente e vicepresidente vicario. Dal 2001 Patuelli fa parte del Consiglio del Comitato di Gestione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. È stato deputato per circa 6 anni in 2 brevi legislature e ha completato il suo impegno politico con la conclusione del governo Ciampi, di cui è stato sottosegretario alla difesa. Ha fatto parte delle commissioni Tesoro e Bilancio e dell'Agricoltura. È stato anche componente della bicamerale per la riforma istituzionale, di cui ha presieduto il Comitato per le Garanzie Costituzionali. Ora, se mi date la parola, io procederei alla consegna. Facciamo così. Molto bene. Dunque, io ti lascerei la parola perché tu devi un po' commentare questo premio. Volentieri. Forse? Dico bene? Volentieri. Bene. L'abitudine di stare seduto, giusto? Sì, stai seduto, non c'è problema. È così. Caro Presidente, caro Segretario, signore e signori autorità, un po' di emozione è difficile nasconderla quando l'articolo 4, definendo le caratteristiche di chi riceve questo prestigioso riconoscimento, recita: il romagnolo illustre. Per poter ricevere il premio deve essere caratterizzato dall'umiltà e dai valori dell'etica romagnola, ossia essenzialmente libertà, dignità, ricerca della verità, solidarietà, coerenza, fedeltà alla parola data, rispetto dei diritti umani, amicizia, operosità, onestà, rettitudine, generosità, senso della giustizia. Devo dire che è un programma di vita, questo. Noi abbiamo controllato tutto questo, tu sei a posto. Io ti ringrazio, però è un programma di vita e penso che quando sia stato scritto abbia rispecchiato non l'oleografia della Romagna, ma la genuinità e la schiettezza e la mancanza di ipocrisia che è la caratteristica principe. Con i decenni questa caratteristica di schiettezza è diventata anche, permettetemi, da romagnolo da secoli, è diventata non meno schietta ma meno rozza. Io ricordo quando ero ragazzo che la schiettezza in Romagna era molto ruvida, che l'insolenza era il saluto e che lo sberleffo era un paradosso frequente. Ecco, questo
elemento si è smussato, il rispetto è aumentato anche nella forma, oltre a essere sempre stato solido nella sostanza, ma non ha fatto venir meno la schiettezza e il dovere della onestà. Questa mattina il direttore del Resto del Carlino, il giovane Cangini, lo distingo dal babbo Franco, ha fatto un articolo tutto incentrato su Bologna, sulle ipocrisie bolognesi, se non l'avete letto leggetelo, e è stato molto attento in termini terminologici, nel senso che non ha mai usato, confondendo la parola Emilia con la parola Romagna, nel senso che quando ha parlato di ipocrisia, Romagna non c'era. Ecco, io penso che questo sia un elemento che va sottolineato con attenzione, perché lì si spiega un po' di cose, per esempio che quando c'è un'opinione pubblica critica in privato e apologetica in pubblico. Beh, noi siamo abituati che se siamo critici in privato, senza sberleffi, senza ruvidezza, però lo diciamo anche in pubblico, e che il metodo di far uscire la gente dalle riunioni per poter essere più liberi di esprimersi in proposito, beh, per esempio a me non va mai, nel senso che quello che si deve dire lo si deve dire uguale in presenza e in assenza. Ecco, queste caratteristiche di schiettezza che è rimasta tale senza essere ruvida, sono in maniera molto aulica sintetizzate e mi producono emozione. Di conseguenza io questo fascicolo lo porto nella mia libreria dove c'è l'originale del medaglione. Questo me l'hanno dato in prestito stamattina, perché io il medaglione lo lascio a casa nel rischio di perderlo. Le cose care bisogna tenerle in mezzo ai libri. La seconda cosa che mi emoziona è vedere l'albo d'oro dei presidenti e dei segretari e vedere, per esempio, che Giosuè Carducci è stato prima segretario e poi presidente di questa prestigiosa accademia. La cosa mi dà un grande senso di principi e di metodi rispettati. Perfino Carducci, che era Carducci, non è arrivato paracadutato, ha posto in essere, questa è la chiesa di Santa Lucia? Sì. Ah. 13 dicembre. Quando Carducci è arrivato qui, si è dovuto far riconoscere. In sostanza ha fatto un cursus honorum. Io penso che la procedura del cursus honorum è un elemento fondamentale dell'associazionismo libero, della professionalità e della democrazia matura, nel senso che le carriere debbono essere fatte con le gradualità e le verifiche necessarie, e quando si saltano troppi gradini c'è il rischio anche di scivolare o di inciampare o di non essere esattamente pronti a tutte le evenienze. Giosuè Carducci. Quando poi si vedono i vendemmini che rappresentano un cognome illustre di patrioti, di repubblicani, romagnoli e di queste zone, è una storia ottocentesca e d'inizio novecento rilevante. La fase del ventennio viene attraversata con Luigi Federzoni, che per essere precisi non nasce fascista, ma era un nazionalista collaborazionista, non che questo lo esime di responsabilità. Però
dimostra che pur nel ventennio la vostra e nostra Accademia ha saputo circoscrivere al massimo del possibile i rischi dell'autoritarismo e cercando di mantenere il massimo del possibile per l'epoca di libertà. Poi rendo omaggio a Lorenzo Cappelli, che ha tanti meriti non solo culturali. Se noi abbiamo, ancorché bucherellata, oggi le 45, dobbiamo dire che fra coloro che ne hanno i principali meriti c'è sicuramente Lorenzo Cappelli. Giancarlo Mazzucca l'ho chiamato stamattina, era molto dispiaciuto di non essere qui, ho un po' scherzato con lui, poi ho visto una foto, un quadro che voglio dire, lo migliora anche, asciutto, glielo dirò, perché mica tutti fanno con tale benevolenza un quadro di questo genere. E di conseguenza sono molto lieto per gli aspetti di onore e per gli aspetti anche di testimonianza di amicizia. Io non considero la Romagna altro che un obiettivo di virtù. Non c'è un'eredità etnica. Io non sono per le razze. E di conseguenza le razze in altra lingua sono etnie e di conseguenza non ritengo che vi sia una etnia romagnola. C'è la razza romagnola, ma è quella dei quadrupedi. Sono bellissime, sono mucche, eccetera, sono bellissime e sono tutelate come razza. Ma la Costituzione della Repubblica, giustamente, non rileva etnie o razze umane. La Romagna è quindi memoria, cultura, immediatezza e schiettezza. Memoria, la memoria di un'area che ha accolto in se stessa nei secoli, soprattutto quelli del passaggio dall'impero romano alle fasi dei regni romano-barbarici e poi alle fasi bizantine, che ha accolto riuscendo a far sopravvivere la cultura e la tradizione della romanità. Perché si chiama Romagna la Romagna? La Romagna è ciò che è sopravvissuto di Roma quando Roma non era più capitale ed era stata travolta dalle tradizioni barbariche. Il luogo dove viene mantenuta la continuità e la continuità aulica, quindi innanzitutto il diritto romano, la civiltà, la cultura e quel che di buono è delle tradizioni. E questo è un elemento che non è di conservazione, è di valorizzazione, che attraversa il Medioevo, diventa terra ospitale, rispettosa delle opinioni altrui, elemento fondamentale. L'accoglienza a Dante non è l'accoglienza così in genere a un pellegrin fuggiasco. È una testimonianza di libertà e di rispetto di opinioni altrui. Dante viene a Ravenna, che è un luogo dove c'è morto per malaria, ritornando da Venezia, sapendo che a Ravenna sarebbe stato ospitato, come era stato ospitato a Forlì, come era stato ospitato nell'Appennino romagnolo, senza il settarismo estremo di cui stava soffrendo come esule fiorentino. Quindi schiettezza, dignità, caratterizzazione, continuità della cultura, soprattutto civilistica romana, rispetto per le opinioni altrui. Questi sono degli elementi di fondamento sulle quali questa onorificenza che mi consegnate oggi mi sembra
che poggino sulla memoria. Accademia dei Filopatidi. Beh, non è un nome che per me è casuale. È l'Accademia di coloro che hanno la consapevolezza culturale dell'importanza delle radici della patria. In termini di rispetto verso le diversità altrui, ma che sono convinti che la patria abbia dei valori. Oggi questi valori sono innanzitutto quelli della Costituzione della Repubblica e quelli della memoria storica. Senza sapere da dove veniamo, non sappiamo dove siamo e non siamo in grado di orientare le nostre strategie per l'avvenire. Se mi permettete anche qualche osservazione di economia. Io ho avuto l'onore di essere qui a gennaio di 4 anni fa, nel 2011, ad aprire il vostro anno di lavori per il 150° dell'Unità d'Italia. Una mattina invernale, eravamo con uno stato d'animo come italiani diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto nel frattempo in questi ultimi 4 anni. In sostanza vivavamo un ripensamento in quei primi mesi del 2011 degli elementi fondanti dell'essere italiani, che sono basati prima ancora che sulla proclamazione dell'Unità d'Italia 17 marzo 1861 su alcuni valori. Prima dell'unità, l'avere un Parlamento e una Costituzione. Questi sono i valori fondanti che sono stati prima intrapresi nel grande tentativo della Repubblica Romana e poi sono stati sviluppati nelle forme allora storicamente possibili con il Risorgimento possibile, realista, quasi miracoloso. In quelle settimane vi era quindi quel recupero del nostro orgoglio nazionale, che è un orgoglio di civiltà. Ma nei mesi successivi di quel 2011 ci saremmo dimenticati di questa riflessione in positivo che coinvolgeva crescentemente, anche per merito del Presidente della Repubblica, lo stato d'animo nazionale e avremmo vissuto l'inizio degli anni più difficili. Gli anni più difficili. La crisi era già scoppiata anni prima del 2011. È una crisi che veniva d'oltremare. La crisi innanzitutto era nata per i mutui subprime. Negli Stati Uniti erano abituati a prestare per i mutui, per l'acquisto della casa, il 100% e in più a dare una carta di credito che si chiama revolving per indebitarsi ulteriormente. Tutto ciò aveva retto finché i valori degli immobili negli Stati Uniti crescevano e i singoli che avevano contratto i mutui, pagavano regolarmente le rate di mutui e quindi la proprietà man mano cresceva e il debito calava su un valore dell'immobile che non calava. Ma quando i valori degli immobili hanno incominciato precipitosamente a calare negli Stati Uniti, il valore del prestito superava il valore dell'immobile e quando la disoccupazione si è sviluppata tutto è saltato in aria. E saltando in aria negli Stati Uniti, la principale economia del mondo, il contagio con la globalizzazione dei mercati e di tutto si è sviluppato anche nella lontana Europa. Questo è stato l'inizio della crisi, alla quale abbiamo sperato che il contagio non fosse travolgente, anche perché da noi le abitudini erano diverse,
sono diverse. Le banche non hanno mai dato il 100% per comprare una casa e hanno fatto bene, perché se chi compra una casa ha messo da parte il 20, il 30% del valore dell'immobile, allora dà la testimonianza di poter gradualmente pagare le rate del mutuo. Ma se non ha messo da parte niente, perché dovrebbe poi essere in grado di mettere da parte? E quindi quella maggiore cautela nella economia, nel ciclo del risparmio e degli investimenti, che peraltro c'era stata criticata in Italia e fuori dall'Italia dalla stampa anglo-americana, che diceva che l'Italia era troppo prudente. Santa prudenza! Da noi, a 8 anni dall'esplosione della crisi dei mutui subprime, la bolla immobiliare non è esplosa e quei drammi da noi non ci sono stati. Non è che l'edilizia non sia in crisi, ma non c'è stato un drammatico precipizio dei valori immobiliari, che si sono limati, ma per cifre molto più graduali e limitate. E ora vediamo anche una ripresa del risparmio privato verso l'edilizia, con un boom proprio in questo 2014. E per noi in Romagna l'edilizia è la prima industria. Basta andare sulla costa e vedere. Quando l'industria dell'edilizia va, l'occupazione si sviluppa. Nel 2011, a gennaio, avevamo un'altra crisi alle spalle, quella del fallimento di una delle più grandi banche americane, la Lehman Brothers. Noi, che eravamo stati criticati come italiani, che non avevamo delle banche così grandi, che azzardavano la ricerca di altissime redditività, noi che non avevamo tutto quell'incentivo al rischio e conseguentemente ai premi per favorire il rischio, noi abbiamo visto in meno di una settimana saltare in aria, fallire una delle più grandi banche americane e i dipendenti uscire disoccupati con gli scatoloni di cartone, con le loro carte e i loro effetti personali. La speranza nostra e mia era che ciò non si verificasse in Italia. Abbiamo visto in Europa fallire diverse banche, a cominciare dalla Gran Bretagna, dove lo Stato è intervenuto per nazionalizzarle, quindi per intervenire col capitale dello Stato. Abbiamo visto che fatti di questo genere sono avvenuti perfino in Belgio e in Francia, che sono gli interlocutori storici della cultura italiana. Abbiamo visto la Germania, che ha investito più di ogni altro paese europeo, 250 miliardi di euro. Non è che lo diciamo noi, lo dice Eurostat, che è l'Istat europea. 250 miliardi di euro, una cifra imponente se la moltiplicate per 1936,25, la moltiplicate in lire. Ci mettiamo 5 minuti a scrivere un numero così lungo. E in quella tabella di Eurostat, dove la Germania è in testa per contributi per il salvataggio delle proprie banche, chi è in coda? L'Italia, dove la cifra è di 4 miliardi con un asterisco, ovvero sia non di contributi a fondo perduto, ma di prestiti con interesse al 10%, di cui 2 miliardi e 900 milioni sono stati restituiti e 1 miliardo e 100 milioni sarà restituito nei prossimi mesi da una banca con sede a Siena. Quindi un affare per lo Stato, perché raccogliere quattrini dai risparmiatori ai tassi infimi
che adesso sono quelli di chi sottoscrive BOT, CCT e BTP, e prestarli al 10% è un affare enorme. Quindi il paradosso dell'Italia è che in Italia lo Stato ci ha guadagnato dalla crisi bancaria, quando dall'America, la Gran Bretagna, dalla Germania, soprattutto in Europa continentale, alla Francia, il Belgio e via di questo genere, vi è stato invece ben l'inverso. E io nel 2011 avevo delle speranze maggiori che la nostra Romagna superasse la crisi, non dico indenne, ma la superasse tutta compatta. Invece nell'estate del 2011 noi abbiamo avuto in Italia l'acuirsi della crisi. Abbiamo visto lo spread crescere fortemente ed esplodere la crisi del debito pubblico. Oggi i colti lo definiscono debito sovrano. Ecco, questo è un punto importante. Noi da 45 anni in Italia accumuliamo debiti. Questa non è la prima volta che succede nella storia della Rubiconia Accademia dei Filopatridi. Voi pensate che le guerre del Risorgimento costarono moltissimo. La prima guerra di indipendenza fu persa nella maniera più tragica. Gli austriaci ebbero il diritto di occupare il Piemonte, sconfitto a Novara il 23 marzo 1849, e occupare perfino quella che era la piazza forte del Piemonte, ovvero sia la fortezza di Alessandria al centro del Piemonte. Per pagare i debiti della prima guerra d'indipendenza, D'Azeglio sottoscrisse dei titoli di Stato che collocò all'estero. Sapete con quali tassi? Li collocò presso i Rothschild, grande banca internazionale, con uno spread, adesso lo spread è 115, cioè l'1,15 centesimi, bene? Lo spread a cui D'Azeglio, che era un grandissimo intellettuale che capiva tutto, che aveva girato l'Europa, non un municipale, li collocò a 2.500 punti di spread, ovvero sia il 25%. In sostanza, ogni 100 lire di debito pubblico che veniva emesso, 25 venivano trattenute dai Rothschild come interesse, e quindi in sostanza rimanevano 75 messi a disposizione dello Stato. Pensate com'era oneroso il debito pubblico. Cavour nel 1852 diventa presidente del Consiglio, mentre D'Azeglio era più un letterato, un pittore, uno scrittore. Cavour era anche un uomo di affari, aveva gestito l'azienda della zia che aveva ereditato una delle più grandi fortune agricole, i Clermont-Ferrand, in Francia, aveva vissuto a lungo a Parigi, conosceva Londra, aveva girato nell'Europa continentale soprattutto, e appena divenne Presidente del Consiglio la sua prima preoccupazione fu quella della riduzione dell'onere del debito pubblico, e trovò una famiglia di banchieri olandesi che si chiamano Hambro con la H, diventata poi più tristemente famosa nella seconda metà del Novecento quando Sindona comprò la banca Hambro, ma qui siamo 130 anni prima, e ottenne uno sconto di 1.000 punti base. Pensiamo che siamo a 115 noi, quindi ridusse dal 25 al 15% il costo dell'emissione dei titoli del debito pubblico. La seconda guerra di indipendenza fu costosa, la terza guerra di indipendenza fu costosa, e un grande bolognese, Marco Minghetti, riuscì
a riportare i conti in pareggio e a demolire il debito pubblico. Noi abbiamo vissuto sempre con il debito pubblico e dopo la Seconda Guerra Mondiale e il risanamento della finanza effettuato da Einaudi e da De Gasperi, il debito pubblico dagli anni 60 è sempre cresciuto, ogni anno con qualsiasi legislatura e con qualsiasi governo. È chiaro che quando c'era la lira noi abbiamo visto pagare perfino il 19,5% di interessi sul debito pubblico, che equivale a 1950 punti base, che sono molto più vicini agli interessi che pagava D'Azeglio rispetto a quelli che paghiamo oggi. E noi che siamo dei cervelli freddi, anche se dei cuori calorosi, riteniamo che fra i tanti problemi portati dall'euro ci ha portato un grande vantaggio, perché noi stiamo pagando il più grande debito pubblico che l'Italia abbia mai avuto con tassi di interesse bassissimi. Pensate, se questo grande debito pubblico lo dovessimo pagare con gli interessi che avevamo con la lira, noi saremmo in condizioni di grande povertà, di grande povertà. E di conseguenza oggi possiamo pensare che la ripresa possa essere capace di rimettere in moto anche il meccanismo del gettito fiscale per ridurre il debito pubblico. Debito pubblico che è stato il nostro problema nel 2011, nel 2012 e poi progressivamente in calo dal 2013, ma che ha portato un forte aumento della pressione fiscale sulle imprese e sulle famiglie dall'autunno-inverno del 2011, e la pressione fiscale costa, rende meno competitive le imprese, rende più povere le famiglie. E assieme a questi fattori noi abbiamo visto una punta massima dei tassi di interesse attorno al 5,5%, cioè 550 punti base, quindi un grande aumento del costo del debito pubblico se paragonato agli anni dell'euro, più lieve se paragonato agli anni della lira, e l'inizio di una recessione, ovvero sia invece che avere uno sviluppo positivo abbiamo avuto una riduzione del prodotto interno lordo, con una contrazione anche dell'occupazione e della possibilità di accumulare con riserve nuovo capitale da investire. E allora abbiamo incominciato a soffrire anche noi in Romagna. Abbiamo incominciato a soffrire a cominciare dalle zone più di storica industrializzazione, la Via Emilia. La crisi è scesa innanzitutto sulle industrie della Via Emilia. Ha toccato di meno le attività meno industriali come l'agricoltura, che hanno dei cicli diversi in termini economico-produttivi. Abbiamo vissuto con maggiore trepidazione anche per il turismo costiero, legato fortemente alla meteorologia. Vi ricordate l'anno scorso? Bel tempo dal lunedì al giovedì, mal tempo dal venerdì alla domenica, con previsioni che erano sempre peggiori di quella che era la realtà e che quindi scoraggiavano a venire in Riviera. E di conseguenza l'altro grande fattore di sviluppo per noi in Romagna, il turismo, ha anch'esso subito non come negli anni 87-88 della mucillagine, che noi non dimentichiamo e dobbiamo dire che abbiamo combattuto con provvedimenti strutturali, che pur un mare a basso ricircolo d'acqua
come è l'Alto e Medio Adriatico. Oggi però ricordiamo la mucillagine come un fatto tragico, ma non la ricordiamo come un fatto di questi ultimi decenni. Ora abbiamo dei fattori esterni di grande utilità, ovvero sia abbiamo visto crollare quasi del 50% il prezzo del petrolio. Noi siamo un paese scarsissimo di energia propria, lo dobbiamo importare e quindi se lo paghiamo molto di meno le famiglie risparmiano e le imprese risparmiano e quindi la competitività delle produzioni italiane ha avuto il primo vantaggio. Il secondo vantaggio è stato l'indebolimento del dollaro, l'indebolimento dell'euro rispetto al dollaro, anche rispetto al franco svizzero. Noi abbiamo avuto una svalutazione cospicua e quindi i nostri prodotti europei e italiani in particolare sono diventati più competitivi. I tassi di interesse sono diventati i più bassi della storia grazie di 155 anni d'Italia unita. Mai i tassi sono stati così bassi. E quindi si sta rimettendo in moto un circuito produttivo e bisogna riconoscere alle famiglie di essere ancor più veloci delle imprese. Le famiglie hanno capito che i redditi da depositi di liquidità statici in conti correnti bancari e postali con tassi infimi non portano niente, hanno capito che i titoli del debito pubblico non producono arricchimento visto che sono così bassi e stanno cogliendo occasioni di mercato con i prezzi immobiliari che non sono precipitati, ma oggettivamente si sono significativamente ridotti. E questo nuovo accesso all'investimento in edilizia è foriero di rimettere in moto un ciclo produttivo, ovvero sia anche di far tornare in bonis società edificatrici e connesse che erano in gravi difficoltà e quindi a rimettere in moto un meccanismo anche di ristrutturazioni e di investimenti. Le attività private stanno trainando. Per quello che riguarda le imprese, sono mesi di grandi cambiamenti. Le esportazioni italiane stanno riprendendo, riprendono anche le importazioni. E questo è stato analizzato dagli specialisti come la testimonianza che le imprese hanno smaltito i magazzini e quindi per trasformare l'Italia un paese trasformatore, per trasformare debbono importare anche materie prime che le aziende poi trasformano in prodotti finiti di alta qualità per poi l'esportazione. I consumi all'interno. I consumi sono stati molto depressi anche da una fase psicologica di alto scetticismo, anche di nichilismo, di mancanza di speranza per l'avvenire, di rassegnazione. Questa è stata la fase più complicata. Per cui noi vedevamo aumentare i risparmi delle famiglie nelle banche e in posta e ridursi gli acquisti delle famiglie. Il che significa che non tutte le famiglie erano in crisi, ma le molte che non erano in crisi e che aumentavano i risparmi erano preoccupate per l'avvenire e le tenevano a portata di mano, non investendole. Ecco, questa fase sembra da fine 2014 essere scemante e questo è un elemento di grande importanza che se si rimettono in moto i consumi, anche quelli interni, c'è un altro elemento di spinta.
Poi ci sono due eventi straordinari quest'anno. La prima è l'Expo. Oggettivamente noi siamo la vetrina del mondo. Pensate, per andare all'Expo, dove sono stato lunedì scorso, per l'assemblea di Consob, per andare all'Expo, ma chi viene dall'estero? Voi vi immaginate che arrivi con un volo a Linate, da Linate si faccia portare a Rho e poi riprende, va a Linate e prende l'aereo? Cioè uno viene dalla Cina, dalla Russia, dalle Americhe, del sud e del nord per andare a Rho e riandarsene via? Quando uno va a Rho, poi il desiderio di girare un po' l'Italia ce l'ha. E basta che giri l'Italia che noi rimettiamo in moto le accelerazioni di questo nostro mondo. E poi abbiamo dall'8 di dicembre un fenomeno che è innanzitutto di alto significato morale, il giubileo. Ma amici miei, ha anche dei significati materiali. Io speravo tanto in un giubileo straordinario, perché conoscendo la storia dei giubilei, giubilei erano una volta ogni 50 anni, poi sono diventati ogni 25 anni, ma ogni tanto dopo le pestilenze i papi, come ringraziamento della fine della pestilenza, hanno convocato dei giubilei straordinari. Ecco, io confido che questo giubileo straordinario, oltre che un momento di grande livello morale, sia un grande segnale di gioia, di giubilo per la fine della grande crisi. Ma un anno prima fatto di visite di milioni all'Expo e non solo a Rho. Non penso che uno dica vieni a Rho e poi muori. L'esempio è per Napoli, vedi Napoli. Ma non è vedi Rho e poi muori, non mi sembra possibile, poi avremo un anno di giubileo. Allora amici, se non ora, quando la ripresa? Ma quando ci saranno tutti questi fattori internazionali e nazionali? Con anche un governo che uno può amare o non amare, ma dà sicuramente una spinta psicologica per la ripresa. Non è ripiegato psicologicamente in se stesso. Ma la ripresa non può essere economica da solo. Noi abbiamo vissuto in questi anni anche una profonda crisi morale, una crisi di identità, una crisi di valori. Questo scetticismo, questo nichilismo viene da una crisi morale e di valori, alla quale si deve rispondere con una impennata etica, di consapevolezza, di valori fondamentali che sono quelli scritti nella prima parte della Costituzione della Repubblica e con una spinta di nuova educazione civica e civile. Senza l'educazione civica e civile una società non sta insieme. Ebbene, io vedo la discussione sulla riforma della scuola tutta incentrata sui fattori importantissimi, ma meno importanti di quello che vi sto per dire. Nella riforma della scuola, in discussione in Parlamento, c'è un articolo che reinserisce nei cicli di istruzione la educazione civica e civile. Un fatto fondamentale, perché se ai bambini che nascono italiani o i bambini figli degli immigrati non gli si spiega il fondamento del vivere civile, la nostra civiltà si slabbra e decade. Questo è elemento fondamentale. Ebbene, la tradizione della Romagna, che ha salvato la continuità della cultura, del diritto romano, della cultura romanistica, di ciò che di più elevato l'esperienza dell'antica Roma aveva elaborato, non gli eserciti, non l'occupazione militare, ma il diritto romano.
ciò che la Rubiconia Accademia dei Filopatridi segnala nel suo emblema e ritorna nelle scuole a essere insegnata l'educazione civica e civile in Francia, che all'Italia è stata modello per due secoli di costituzionalismo, anche con delle punte ghibelline estremiste che a noi non è che proprio sempre piacciono, ma in Francia lo studio della lingua, lo studio della Costituzione sono elementi fondamentali. Il multiculturalismo deve essere rispetto per tutte le culture, ma non può essere ignoranza, rifiuto e non applicazione della Costituzione della Repubblica tutta, perché quando c'è l'infibulazione e altri atti a danno dell'essere umano, anche se sono in applicazione alla Sharia o altre regole religiose, in Italia non si debbono fare, perché la Repubblica dispone che tutela la salute e l'integrità della persona, e quindi il rispetto per la religione non deve contrastare i principi fondamentali della Repubblica e della nostra convivenza civile. E questo deve essere spiegato, perché noi non possiamo avere delle sacche in Italia dove la Costituzione è ignorata e non rispettata, e con eventi come quello di Terni di ieri l'altro, dove un piccolo giovane immigrato, a cui non era stato spiegato che da noi il crocefisso è un simbolo da rispettare ed è un simbolo di libertà religiosa, ha picchiato una ragazzina solo per il fatto che lo portava al collo. Amici, noi dobbiamo ritornare ai fondamentali della cultura, della civiltà, del diritto, e quindi innanzitutto del diritto costituzionale. E io sono molto lieto che in quell'articolo, che non viene discusso, mentre sarebbe innanzitutto da sottolineare quello, sia stato accettato un emendamento ispirato dall'associazione bancaria che prescrive che nelle scuole deve essere insegnata l'educazione civica e l'educazione al risparmio. Ovvero sia, l'educazione non è solamente un qualcosa di chiuso nel diritto, ma deve essere anche ampliato alla economia e alla convivenza. Dobbiamo costruire in positivo una nuova fase della nostra Repubblica. E concludo sottolineando che l'associazionismo libero è un fondamento delle democrazie costituzionali. Questo non lo dice Patuelli. Lo dico, ma la fonte è Alexis de Tocqueville, che nella sua Democrazia in America ha annotato che l'associazionismo libero è la base della democrazia vivente. Ecco la ragione per la quale sono così rispettoso di ogni forma di associativismo libero, a cominciare da quella, da quelle che hanno una maggiore tradizione e hanno superato i secoli in nome di principi di cultura e di civiltà. E nelle nostre zone della Romagna, l'Accademia degli Incamminati e l'Accademia dei Filopatridi sono gli elementi viventi più antichi, ed è per questo, anche per questo, che la mia emozione è ulteriore per ricevere il Nom d'Or quest'oggi da voi. Vi ringrazio. Vi ringrazio. Complimenti, complimenti. Dunque, se qualcuno vuole intervenire, ma intervengo subito, io rompo il ghiaccio, come si dice. Allora, prima domanda.
In Italia ci sono, ma così ho letto, 750 banche in Italia. Qualcuno, non so se Renzi o chi, ha detto che devono diventare 50 o 60. Questo è giusto o è una notizia sbagliata? Più che chiedere al Presidente dell'ABI, credo che tu sei quasi informato di questo. Posso, devo rispondere? Sì. Subito? Allora, le banche in Italia in questo momento sono 699, quindi un numero molto vicino a quello che il nostro Presidente dice. Attenzione, facciamo un bel conto, perché può darsi che nel giro di pochi mesi il risultato richiesto venga posto in essere. Mi fai anticipare un pezzo della mia relazione del 10 luglio all'assemblea dell'ABI? Io prego gli amici giornalisti di non scrivere quanto sto per dire, perché un calcolo mi sembra molto bellino. Allora, di queste 699 banche, 375 sono di credito cooperativo, che fanno parte a un sistema. Ora, il credito cooperativo, che qui ampiamente autorevolmente rappresentato, quindi può confermare, sta vivendo una fase di autoriforma che lo porterà, da quello che capisco, a raggrupparsi in tre grandi raggruppamenti: uno nazionale, uno trentino e uno alto atesino delle Raiffeisen. Quindi, in sostanza, le 375 banche saranno raggruppate in tre gruppi bancari che guideranno le 375. Quindi noi togliamo 375 e scriviamo 3. Quindi da 699 togliamo 372. Mica male. Abbiamo già fatto una certa razionalizzazione. Quindi 699 meno 372, ne rimangono 327. Ebbene, andiamo a fare il calcolo di quante sono davvero le banche. Sono 327? Adesso, se andiamo a guardare i gruppi bancari, perché i gruppi bancari sono i soggetti giuridici. Le banche controllate sono le articolazioni dei soggetti giuridici. È come dire una catena di negozi, sono 500 negozi diversi, il CONAD, il CONAD, se ha 500 negozi, non sono 500 negozi diversi, è un negozio con 500 articolazioni. Allora, Intesa San Paolo ha 27 banche controllate. È una banca o sono 27? È una banca con 27 articolazioni. Faccio il secondo esempio, Cassa Ravenna. Noi abbiamo due banche controllate, la Banca di Imola e la Banca di Lucca del Tirreno. Allora, sono tre queste banche o è una banca? È un gruppo bancario che ha delle articolazioni. Allora, non fatemi arrivare al numero, perché ho fatto il calcolo, che poi da qui al 10 di luglio aggiornerò, perché i cambiamenti sono continui. Ma facendo questo calcolo e prendendo i gruppi bancari, che è il soggetto giusto, vedete che il numero si riduce in maniera assolutamente drastica. Io poi sarei anche per non tendere a un numero troppo piccolo di banche italiane. Innanzitutto per ragioni di concorrenza. Le banche sono imprese, tutte in concorrenza fra di loro. Se a Savignano uno di noi va nella banca consueta e non è più contento di come viene trattato, deve avere la possibilità di attraversare la piazza o di attraversare la strada e di andare in una banca concorrente o in un'altra banca concorrente o in un'altra ancora
o fare un pezzo di corso e trovarne un'altra ancora, lo dico perché abbiamo la nostra più avanti nel corso, no? non nascondo mai l'interesse in convergenza, non in conflitto, e di conseguenza uno sceglie. Come sceglie il verduraio di fiducia? Come sceglie il negozio dove compra le camicie? Come sceglie il giornalaio che gli è più simpatico? Sceglie anche la banca. Allora, chi è che decide il numero giusto di giornalai, di venditore di verdura o di camicie? È il mercato che seleziona. E di conseguenza sarà il mercato a selezionare. Vi dico qualche altra anticipazione. Quante sono le banche in Germania? Molte. È sicuro. Allora, noi siamo 62 milioni di italiani. I tedeschi sono 80 milioni. Allora, se noi contiamo che sono 699, mal contate però, non ben contate, le banche in Italia, in Germania, che sono un terzo più di noi, ne hanno 1750. Allora, io vorrei capire la ragione in base alla quale sarebbero troppo numerose in Italia, dove stiamo riorganizzando il mondo bancario. Germania invece è discutibile tutto, c'è qualcosa che non torna. Non torna poi in Italia, le banche sono state tutte privatizzate, in Germania prevalgono le banche pubbliche, ci sono le Landesbanken, che sono le banche delle regioni, ci sono le Sparkassen, che sono le banche dei comuni e delle province. Beh, io devo dirvi che normalmente prima di fare una predica a qualcun altro mi guardo allo specchio e di conseguenza queste sono prediche che non debbono essere molto accettate. Se guardiamo in Francia, che ha 1 milione di abitanti in meno di noi, il numero delle banche è quasi equivalente al nostro. Qual è la conclusione rispetto alla tua domanda? Che noi probabilmente in pochi mesi, appena sarà completata la riforma del credito cooperativo, avremo il minor numero di soggetti bancari per milione di abitanti. Rispetto all'Europa? Rispetto ai grandi paesi dell'Europa, perché il confronto poi, per esempio, con il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo, è difficile da fare, la Slovenia, la Croazia, cioè noi ci dobbiamo confrontare. Ma attenzione, oh, vedo il presidente emerito Mazzucca, che è più in carne rispetto al bellissimo quadro che lo raffigura, più in quadro. E quindi mi tranquillizzo che della sua floridezza lapidato, l'abbiamo già detto. Ecco che quindi non dobbiamo crearci dei gran problemi, dobbiamo stare attenti a non estremizzarci, perché l'estremizzazione è come la nascita col forcipe, è meglio che le nascite siano naturali. In questo processo che dobbiamo seguire e che interessa molto tutti, il ruolo delle fondazioni rimane quello che è attualmente, è sostanzialmente un possibile controllo delle banche che fanno parte della fondazione, del gruppo, oppure è da ripensare, da verificare anche questo, così come le regioni 40 anni fa sono nate con un significato, dopo 40 anni hanno perso il ruolo e il significato. Grazie. No, grazie, grazie a te, grazie a te per la domanda. Allora,
Le fondazioni sono di due origini e nature diverse. Nell'ex Granducato di Toscana e nell'ex Stato Pontificio sono nate per iniziative private, di privati risparmiatori, e quindi sono soggetti privati ininterrottamente e completamente dalla nascita. Sono come l'Accademia dei Filopatridi, è un soggetto fatto di persone private. Poi, invece, negli altri stati della penisola sono nate le casse di risparmio in maniera differente, però l'una diversa dalle altre. Mentre noi ne abbiamo 40 nate per contribuzioni private, le altre sono o per iniziative di confraternite, di camere di commercio, talvolta di municipalità. Quindi sono un po' diverse. L'esempio che tu fai è calzante, non per le casse associative diventate fondazioni associative, ma per quelle che fossero nate pubbliche, tipo i Monti. I Monti sono dei soggetti di natura pubblica. Quindi le regioni sono articolazioni dello Stato. Le fondazioni, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale, sono delle articolazioni della società civile. E quindi lo Stato non può andare a dire come devono essere organizzate l'Accademia dei Filopatridi, gli incamminati, le fondazioni associative. È una cosa in cui lo Stato deve stare fermo. Tant'è che il protocollo firmato dal Tesoro e dal Presidente dell'Acri, Guzzetti, il 22 di aprile, non è una legge dello Stato, è un processo di libero incontro, un protocollo di indirizzi di comportamento e di organizzazione privata. Ora, le fondazioni sono quasi gli unici investitori istituzionali che ci siano in Italia. I fondi pensione, che avevano avuto anche degli incentivi fiscali, sono gracili, e sapete quanto investono i fondi pensione in Italia rispetto a quanto raccolgono? Investono nella borsa italiana l'1%. Allora, noi non è che siamo nazionalisti, non siamo autarchici. La nostra cultura è del mercato aperto ma regolato, e delle frontiere aperte. Però con l'1% dei fondi pensioni investiti nella borsa non si fa grande passi in avanti. Non è che il capitalismo italiano può essere tenuto in piedi dall'1% che i fondi pensioni investono nei titoli quotati. Eh no? Allora l'interrogativo che ci dobbiamo porre è: quale capitalismo noi vogliamo in Italia? Quale capitalismo? Perché noi rischiamo di vivere un capitalismo senza capitali. La crisi ci ha impoverito, e i 7 anni di impoverimento sono stati colmati soprattutto da fondi internazionali che hanno molto investito in Italia. Però di fronte all'apertura ai fondi internazionali, è mia opinione che noi dobbiamo favorire anche gli investimenti di investitori e risparmiatori verso l'Italia. Come si fa a favorirli? Non avendo delle imposte più alte degli altri paesi e avendo anche delle forme di incentivo fiscale per chi investe in Italia. Questo è il modo di comportarsi. Ora, nell'ambito bancario i cambiamenti sono stati rivoluzionari. La mia opinione è che bisogna guardare non solo all'oggi e al domani, ma al dopodomani, e stare molto attenti per quelli che sono gli effetti delle concause varie sui cambiamenti. Quindi bisogna pilotare
i cambiamenti con molta lungimiranza. Io ho una valutazione molto positiva del ruolo di grandissima parte delle fondazioni, non di quelle che hanno dilapidato i propri capitali, e questa mia valutazione, che è stata anche negli anni in cui le fondazioni non godevano di ottima stampa, oggi trova anche molti altri settori dell'economia aver cambiato in meglio la valutazione. Per esempio il mondo delle banche popolari, dopo aver avuto la riforma delle prime 10 che vengono trasformate in SPA, oggi le banche popolari auspicano che le fondazioni diventino socie anche delle banche popolari. È una testimonianza positiva. Ecco, tanto positiva, io sono convinto che chi le ha, le fondazioni, è bene che le curi con attenzione, come si curano dei soggetti istituzionali, privati, come quelli associativi, che debbono essere tenuti vivi con grande vivacità e possibilmente i più legati al territorio. Grazie Patuelli e per la bellissima relazione. Due domande. La prima: oggi le banche soffrono perché hanno prestato soldi e la crisi non permette di pagare i soldi prestati. Le uniche banche che vanno bene sono quelle che non prestano denaro, e sono le società di gestione del risparmio, poi qualche banca sporadica in Romagna, che non facciamo nome ma cognome, che nonostante questa crisi va bene lo stesso, in che senso? Che chiude il bilancio in maniera positiva. Ho saputo che dal 1 gennaio del 2016 le banche non possono fallire, in quanto la BCE non permetterebbe più questa forma di salvataggio. Avrei piacere che tu questo qui lo potessi chiarire. La seconda domanda: le aree di settore della banca sono tre: il risparmio, l'erogazione del denaro e il sociale. Le casse di risparmio, mi sembra con Amato nell'82 e nel 92, hanno, diciamo, istituzionalizzato la fondazione. Allora, cos'è che oggi la fondazione può fare e che prima la banca senza la fondazione non poteva fare? Oppure come la può fare e come non la poteva fare? Che differenza c'è? Perché parliamoci chiaramente, una fondazione vuol dire un consiglio di amministrazione in più, un presidente in più, che costa per la banca. Allora questo costo qui, per che cosa deve essere sostenuto? Per erogare degli impegni sociali in modo diverso, con delle regole, non a pioggia come poteva forse essere fatto prima? Avrei piacere che venisse spiegato questo. Amici miei, io non vi vorrei tenere fino all'una, perché sono macigni questi. Incominciamo dalla coda. Allora, le casse di risparmio avevano con i Monti anche una finalità benefica. Se uno guarda però i grafici, si vede che il maggiore impegno nell'ultimo secolo e mezzo di vita delle casse di risparmio, fino al 92, fin quando sono state enti, è stato quello di aumentare il proprio capitale. E quindi le casse di risparmio sono arrivate alla fine degli anni 90 con i capitali cospicui che avevano, perché la gran parte dell'utile veniva accantonata e la minor parte veniva erogata in quella che si chiamava beneficenza. La riforma non è stata chiesta dalle casse di risparmio, è stata voluta dalle istituzioni, le quali dal 90 in poi, sono passati 25 anni, hanno continuato a cambiare normative, perché dopo l'Amato, con gli atti conseguenti del 91, c'è stato il provvedimento di Dini del 94-95, c'è stata la riforma del 98 di Ciampi, c'è stato l'emendamento del dicembre del 2001 di Tremonti, c'è stata la sentenza del 2003, le due sentenze della Corte Costituzionale, ci sono stati regolamenti, una infinità di regole e di norme. Allora, amici, dopo decenni in cui in Italia i costi della politica venivano ignorati,
Oggi c'è un overdose di attenzione ai costi della politica. Io che non sono mai un estremista e sono attento al linguaggio, secondo me bisognerebbe parlare dei costi della democrazia, che sono una cosa diversa dei costi della politica. E ugualmente per quello che riguarda le fondazioni, sono dei soggetti privati i quali hanno concordato col Ministero dell'Economia nel protocollo dei tetti anche alle indennità di chi le amministra. Un fatto mi sembra quasi unico nella società italiana, e sono dei tetti proporzionati ai patrimoni che amministrano e a quanto erogano nel sociale, in beneficenza, arte, cultura e quant'altro. Di conseguenza tutto è stato regolamentato e quindi è oggi, dal 22 aprile, impossibile che i costi di struttura delle fondazioni possano assorbire quote rilevanti dell'andamento gestionale delle medesime. Quindi una questione di maturità che mi sembra assestata. La penultima questione è che dal 2016 le banche non dovrebbero più fallire. Per quello che riguarda l'Italia, noi siamo avanti. Ditemi qual è stata la banca che è fallita in questi 7-8 anni di crisi. Nessuna. Nessuna. Quelle che sono andate male sono state ricapitalizzate dai rispettivi fondi interbancari di tutela dei depositi o delle SPA, delle popolari, che ce n'è una, o del credito cooperativo, che ne hanno un altro. Cosa sta succedendo ora? Che cambia il meccanismo, che coloro che sono gli azionisti, che sono quelli che i primi che ci rimettono se una banca va male, agli azionisti verranno associati anche coloro che sottoscriveranno delle obbligazioni. Uno sottoscrive un'obbligazione e quindi presta dei soldi a qualcuno. Se è un privato, deve usare la medesima diligenza che ha di quando compra un appartamento o anche quando va dal verduraio, per intenderci. Normalmente quando si va a comprare un appartamento si va in un'agenzia, ma non è che si compra il primo appartamento che la prima agenzia offre. Si va in un'agenzia, poi si va in un'altra, si va in loco, si fa un sopralluogo, si decide qual è il luogo prescelto, si va a vedere se effettivamente gli impianti elettrici e idraulici funzionano, quindi si usa quella che in diritto viene definita la diligenza del buon padre di famiglia. E la uguale diligenza del buon padre di famiglia deve essere posta in essere per quando si fanno investimenti che invece che essere immobiliari sono finanziari. E dato che le banche non sono tutte uguali, chiaramente quando uno va a sottoscrivere un'obbligazione deve sapere che un minimo di quota di rischio ce l'ha. Perché se la banca va bene, va tutto bene. Se la banca va male, dal 1 gennaio del 2016 il rischio ricade anche sugli obbligazionisti e sui depositanti per la cifra che eccede i 100.000 euro. Sono diventati 100.000. Erano 100.000 dal 2012-2013. Sono stati arrotondati in Unione Europea a una cifra unica per tutti, che è 100.000 euro. Quindi, in sostanza, dobbiamo, se compriamo una casa, un podere, un negozio, un'auto, stiamo attenti, perché dobbiamo andare con leggerezza a fare investimenti finanziari. E quindi la formazione, l'educazione finanziaria, tutta una serie di attenzioni. E in più l'Europa, stamattina, comprate il Sole 24 Ore, c'è un'anticipazione di quanto le banche quotate hanno già accantonato nei bilanci di questo primo trimestre, perché
il fondo di tutela dei depositi diventerà europeo e avrà molto più riserve di quello che hanno i fondi di tutela dei depositi nazionali attuali. Quindi cambia, ma impone non una drammatizzazione, ma una responsabilizzazione individuale con più attenzione, più impegno. L'ultima questione, che è la prima che mi è stata posta, è che le banche, che non vanno male, salvo qualcuna, anche romagnola, sono quelle che non prestano. Ecco, secondo me questa è una vulgata imprecisa. Allora, innanzitutto le posizioni di debitori inadempienti in Italia attualmente sono 1.100.000. 1.100.000. Tenete conto che i risparmiatori italiani, i conti correnti in Italia sono 35 milioni, che i debitori sono circa la metà. Ma gli importi come sono? Gli importi sono 1.100.000. In sostanza, quello che viene detto in televisione da canali secondari, che ripetono i nomi e i cognomi di 6 o 7 persone, che peraltro io non conosco, perché non sono clienti della mia banca, e anche delle banche romagnole, per intenderci. Ecco, io non sono un fascista, ma non solo perché non sono un mussoliniano né un tardo mussoliniano, perché anche non faccio di tutta l'erba un fascio. Ecco, io incomincio a dire che sono un antifascista non solo per ragioni storiche, ma perché non faccio di ogni erba un fascio. Voglio vedere chi mi può obiettare a questo principio. A un fascio anche non littorio, a un fascio argomentale. Allora, 1.100.000 di posizioni sono un fenomeno sociale. Ce ne saranno delle più grosse, ma amici, le più grosse riguarderanno chi è più grosso, perché io i prestiti non li posso fare oltre a una determinata soglia dimensionale. Io più di 200 milioni di euro non lo posso fare, quindi io non posso prestare a una persona 1 miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi, non lo posso fare, perché ogni banca in proporzione al patrimonio presta. In Romagna quella banca che è più patrimonializzata è la mia, e di conseguenza le altre presteranno ancora di meno. Ma se qualcuno ha prestato molto a qualcuno, significa che era molto grande e che poteva farlo. Ma amici miei, ma non è che potete pensare che ci siano 1.100.000 casi in cui la banca volutamente si è sbagliata. Ma se qualcuno ritiene che una banca volutamente si è sbagliata a prestare quattrini a qualcuno che in quel momento non ne aveva titolo, prende i suoi piedi, va alla stazione dei carabinieri, della polizia o alla procura della Repubblica, fa un esposto, ma non infanga la credibilità di 300.000 dipendenti bancari. E che di questo si tratta. Allora, ci sono nel 1.100.000 posizioni deteriorate molti casi di persone per bene che sono state travolte da fattori internazionali della crisi e che a mio avviso debbono e possono essere recuperate. Lo dicevo prima, per il circuito dell'edilizia, che è quello più esposto, il 40% dei crediti deteriorati sono in edilizia e in immobiliare. Ci sono anche coloro che hanno frodato, ma non hanno frodato all'inizio, hanno frodato in corso d'opera, nascondendo gli utili al fisco e alle banche, portando soldi all'estero, e facendo anche dei concordati in continuità, che sono legittimi in termini giuridici, ma ammettono che i fornitori non vengono pagati. I fornitori sono i fornitori di materia prima e i fornitori
di finanza. Ecco che quindi la Keynes non è solo italiana, la Keynes è anche italiana, e l'Italia, leggete il Sole 24 Ore di lunedì scorso, vi do anche la bibliografia, Giuseppe Saragat, che era molto colto, quando diceva le cose dava la bibliografia. Io vi do la bibliografia, ho imparato da Saragat, grande Presidente della Repubblica. Allora, guardate il Sole 24 Ore di lunedì scorso e vedete che paese per paese dell'Unione Europea gli Stati hanno aiutato le banche a far fronte a queste crisi e c'è solo uno Stato dove non c'è la bad bank, cioè la banca aiutata dallo Stato per far fronte ai crediti deteriorati. Qual è questo Stato? È la Germania, la Francia, il Belgio, l'Inghilterra, la Polonia, la Slovenia e l'Italia. Ebbene, amici miei, ma noi non possiamo essere quelli che non hanno avuto benefici dello Stato di nessun genere e andiamo in giro anche a fustigarci da soli. Noi dovremmo avere l'orgoglio di avere un mondo bancario che non ha gravato di un euro sullo Stato, che fa fronte alla crisi con solo risorse proprie e che ha milioni di azionisti italiani. Gli azionisti italiani del credito cooperativo sono 1,5 milioni. Gli azionisti italiani delle banche popolari sono circa 1,3 milioni. Gli azionisti italiani delle società per azioni sono diversi milioni. E questi milioni di risparmiatori sono coloro che tengono in piedi questo sistema. E io sono orgoglioso che ci siano milioni di italiani che sono i padroni delle loro banche e che non hanno ricevuto né una lira per la bad bank, né un euro e né un contributo a fondo perduto. E ho resistito 25 mesi all'ondata di populismo antinazionale che guardava se c'era un regalo alle banche, antinazionale, miopo, miope e molto ignorante. E devo dirvi che respiro molto meglio dal 26 di ottobre scorso, da quando Eurostat, che è l'Istat europea, ha pubblicato la tabella degli aiuti alle banche, paese per paese, 250 miliardi in Germania, 60 miliardi in Gran Bretagna, miliardi, non di lire, di euro, e in Francia e via 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 via, ultimo, lo dicevo prima, 4 miliardi di prestito al 10%. Ma possiamo avere un orgoglio come italiani non solo quando vince la nazionale di calcio? Io sono convinto di sì. Ah no, c'è un personaggio, scusa. Noto. Perché? Una domanda fuori dal mondo bancario, un'opinione personale. Cosa pensa dell'attuale governo e quali prospettive può avere? Dato che Patuelli è stato un grande politico, ha avuto un passato politico e comunque la politica in qualche maniera condiziona poi anche l'economia. Grazie. Luigi Einaudi ha scritto un libro, La difficile arte del banchiere, con prefazione del governatore Fazio. La difficile arte del banchiere è configurata in tanti elementi, fra i quali il banchiere deve essere un soggetto indipendente che garantisce tutti per i singoli legittimi interessi di risparmiatori e imprenditori. Deve essere indipendente e in questo modo non deve essere interferente con la politica. Di conseguenza, da quando io mi occupo di banca, non penso che nessuno sappia nemmeno cosa voto alle elezioni. Nessuno sa come voto alle elezioni. Ci vado perché la Costituzione dice che è un dovere civico. E quindi
Io sono per questo massiniano, prima i doveri e poi i diritti. Però le mie opinioni sono coniugate in maniera diversa. Allora, io parlo pochissimo del governo, parlo delle istituzioni della Repubblica, perché il governo è uno degli ingranaggi delle istituzioni della Repubblica. E dato che sono di cultura liberal-democratica, le istituzioni costituzionali sono un complesso di bilanciamenti. E quindi non è che una sovrasta o è l'unica istituzione. Vi è un balance of power, se dicono i colti, un bilanciamento dei poteri. Tanto bilanciamento che quando la Corte Costituzionale viene adita per una norma che può essere di dubbia legittimità costituzionale, c'è perfino il giudice delle leggi che abroga pezzi o intere normative. Dico solo una cosa sul Presidente del Consiglio, che si è laureato nella medesima materia in cui mi sono laureato io, in giurisprudenza, nella stessa facoltà dell'Università di Firenze, dove mi sono laureato io, è un fiorentino combattivo ed espansivo. E non esprimo un giudizio politico, un giudizio di positività, di voglia di fare. Noi abbiamo bisogno di non dividerci per settarismi, di rispettare le opinioni e i ruoli di tutti e di convergere verso il bene comune, combattendo ogni tendenza al tanto peggio, tanto meglio. Ecco, questo meccanismo nichilista, scettico, denigratorio di tutto, pensando che tutto possa essere travolto perché possa migliorare, non corrisponde ai fondamenti del costituzionalismo. Corrisponde a qualcos'altro che non giudico, ma che nella mia coscienza so non essere il nettare della Costituzione, della Repubblica e del costituzionalismo europeo. Grazie. Prima cosa debbo salutare il PAS Presidente Giancarlo Mazzucca, che è qui. Poi devo ringraziare l'oratore meraviglioso. Senti, tu sei venuto 4 anni fa qui. Sì. Io ti aspetto fra 4 anni. Va bene, è un impegno. È un impegno. Ho preso l'impegno, eh? Questa è la medaglia di Pascoli. Di Pascoli. Qui c'è una cravatta. Viva! E qui lo statuto. È la cravatta dell'Accademia. Statuto ordinamento comunis Savignano. Tutti in latino. Viva! Dunque, devo fare delle comunicazioni. Devo dire che il giorno 6 giugno, con proprie automobili, vi consiglio di venire a San Costanzo, dove è morto il conte Perticari, e abbiamo lì, è un relatore importante, Pantaleo Palmieri, quindi chi vuole venire il 6 di giugno. Poi vi ricordo che domenica 14 giugno invece l'Accademia, ci sarà il premio del concorso di latino e delle borse di studio dell'avvocato Gino Vendemini. Vi ringrazio, alla prossima. Come si diceva una volta, addio piacendo.